Ciao, sono Lorenzo. Che cosa abbiamo qui dentro? Ora ve lo faccio vedere. Il motore di un trattore. Questo stesso componente, negli ultimi anni, è cambiato tantissimo. In buona sostanza per adeguarci a quelle che sono le regole comunitarie in fatto di emissioni, che come ben sapete stanno diventando sempre più stringenti. E così, dato che ognuno deve fare la sua parte, come per le automobili siamo arrivati all'Euro 6, così per i trattori siamo arrivati allo Stage 5, che è praticamente il suo equivalente. Ecco che quindi il nostro motore si è arricchito di tanti piccoli pezzettini, tutti contraddistinti da acronimi più o meno impronunciabili, del tipo ECU, DPF, ATS, DOC, SCR, ma non scordiamo anche il temibilissimo e nuovissimo TSCS TSLT. No, scherzavo, questo non esiste. Però dai, era divertente la piega che stava prendendo questo elenco. Andiamo per gradi. Quando valutiamo l'acquisto di un trattore, nel listino noi tendenzialmente guardiamo subito e soltanto la potenza del motore, espressa in cavalli o kilowatt. Ma in realtà parlare di potenza da sola non ha un vero significato sulla capacità di effettuare un lavoro per quel trattore. È infatti la coppia, cioè la potenza per il numero dei giri, il vero, passatemi il gioco di parole, motore di tutto. Avere una coppia elevata è fondamentale per riuscire a svolgere al meglio le lavorazioni e questa cosa è tanto più vera per le cosiddette lavorazioni pesanti, come ad esempio l'aratura. Ecco che in fase di acquisto il consiglio è quello di andare a valutare attentamente anche questo parametro, proprio per evitare di fare una valutazione troppo superficiale. Passiamo ora allo snocciolamento sigle. ECU, Engine Control Unit. L'ECU è il cervello tecnologico del motore, che ne permette il funzionamento ideale. Gestisce per esempio l'ATS, che vedremo dopo, e il Common Rail. Con ECU e Common Rail, in base alle lavorazioni, viene regolata la quantità di carburante ideale da iniettare e la relativa tempistica. Con tale sistema si raggiungono prestazioni maggiori senza intervenire sulle dimensioni del motore. Capite bene che mantenere dimensionalmente compatto il motore, di conseguenza, ci permette di mantenere dimensionalmente compatto anche il trattore, quindi non andare a intervenire troppo sul trattore. E questo soprattutto per trattori come questi, ad esempio, sono trattori isodiametrici o specializzati, in cui, come abbiamo già detto in un'altra puntata, è fondamentale avere le dimensioni più contenute possibili, la possibilità di avere un motore anche di ultima generazione che non è tanto più grande rispetto a quelli degli stage precedenti, è molto molto importante per non andare a stravolgere anche questa macchina. After Treatment Systems. ATS è la sigla con cui indichiamo i dispositivi post trattamento, cioè tutti quei dispositivi per trattare i gas di scarico e ridurre drasticamente gli inquinanti emessi in atmosfera dal nostro motore. Ci sono, in uno stesso involucro, il filtro antiparticolato, DPF, che blocca le particelle di carbonio prodotte dalla combustione del motore diesel ed è solitamente collocato in sequenza dopo il DOC, Diesel Oxidation Catalyst, cioè il catalizzatore. Ultimo invece arriva l'SCR, cioè il dispositivo di riduzione selettiva catalitica che si occupa degli NOx, ovvero gli ossidi di azoto. Il DPF riesce a filtrare circa il 99% di tutto quanto il particolato solido, ma raggiunti determinati livelli deve ripulirsi. Questo lui lo fa rigenerandosi. Questo tipo di rigenerazione, grazie ai nuovi sistemi che sono stati studiati, può avvenire anche in dinamico, ovvero noi non dobbiamo fermare la macchina per poter rigenerare il filtro. L'SCR invece funziona con l'ausilio dell'urea che dobbiamo periodicamente raboccare. Riassumendo, la normativa Stage 5 ha obbligato i costruttori di motori a cambiare drasticamente i propri motori e ad aggiungere dispositivi post trattamento come questi anche piuttosto ingombranti. La sfida tecnologica è però stata ampiamente vinta. E il cliente adesso può, diciamo, godere di motori dalle prestazioni maggiori, dal minor impatto ambientale. Il cliente finale si deve poi ricordare un'altra cosa, e qui vi tiro un po' le orecchie, di non andare a manomettere tutti questi dispositivi.
Pronto? Oi Greta, ciao, come stai? Sì, bene anch'io, grazie. Hai visto che ti ho mandato quella roba sui motori? Sì. Hai visto, abbiamo fatto proprio un bel lavoro, questo giro. Eh sì, dai, grazie. Ma che ti credi? Siamo mica qui a fare le tracine alle bambole. Pronto? Pronto? Ha messo giù.